Giuseppe vuole pubblicare la sua autobiografia. Mi ha scritto Giuseppe. Giuseppe ha anche un cognome, ma io per riservatezza qua rivelo solo il suo nome, Giuseppe. Giuseppe. Da Facebook, mi ha scritto da Facebook, mi ha scritto tramite messaggistica privata. Giuseppe dice: ho terminato la mia autobiografia e vorrei sapere come pubblicarla. Caro Giuseppe, cosa intendi tu per pubblicarla? Vuoi farla pubblicare da Mondadori, Rizzoli, Longanesi, case editrici pregiate, pregiate, pregiate? Vede case editrici? Lascia ogni speranza. Le grandi case editrici non la pubblicano la tua biografia, la tua autobiografia non la pubblicano le grandi case editrici, a meno che tu non sia figlio di Silvio Berlusconi, o sia figlio di Carlo De Benedetti, o degli Agnelli, cioè gli Agnelli della Fiat, eccetera. Lascia. E puoi pubblicare la tua biografia, la tua autobiografia, la puoi pubblicare per le case editrici a pagamento. Per le case editrici a pagamento. Te la puoi pagare con 2-3 mila euro, però le case editrici a pagamento pubblicano la tua biografia, la pubblicano a pagamento, però non la portano nelle librerie, capito? Non la portano nelle librerie. E tu spendi 2.000, 3.000, 4.000 euro così. Allora, il mio consiglio è, Giuseppe, io lo sai, Giuseppe, sono Serafino Massoni, sono questo qua. Siccome Serafino Massoni non ha santi in paradiso, io non ho santi in paradiso, per riuscire a pubblicare queste opere. Per riuscire a pubblicare queste opere ho dovuto fare anticamera per almeno 20 anni. Ho ricevuto un'infinità di rifiuti. Poi ci sono riuscito a pubblicarle, ma ho fatto anticamera per 20 anni. 20 anni, io non credo che tu voglia fare anticamera per 20 anni. Beh, allora il consiglio concreto che io ti do è che tu, la tua biografia, la tua autobiografia, e la porti in tipografia, la porti nella tipografia vicino a casa. Chiedi quanto si spende per stamparne, che so, 100 copie, 200 copie, 300 copie. Chiedi al tipografo, paghi una cifra di certo inferiore a quella che spenderesti per venire pubblicato da una casa editrice a pagamento, cioè se vai dal tipografo spendi di meno. Poi la tua biografia la porti nelle edicole, la tua biografia, autobiografia, la porti col prezzo, la porti nelle edicole, nelle rivendite di giornali attorno a te, ad ogni edicola ci lasci, che so, 10-20 copie, e dici all'edicolante: edicolante, per ogni copia che vendi, la metà la tieni tu. La metà la dai a me. L'edicolante vedrai che farà di tutto per venderle le copie della tua biografia, perché ci prende la metà. Quindi ai suoi clienti dice: guardate, comprate questa biografia, questo libro, e tu recuperi quello che hai speso dalla tipografia, capito, caro amico? Caro, io cosa vuoi che ti dica? Poi potresti pubblicarla la tua biografia, la tua autobiografia, potresti pubblicarla pure su Facebook, eh? E su Facebook non spendi niente. Su Facebook non spendi niente, ok? Giuseppe? Ecco, vedi, io non ho rivelato il tuo cognome, così resta tutto segreto tra noi due. Ok, Giuseppe? Tanti cari saluti da Serafino Massoni, a te e a tutti voi, ok?